Nella vita di Etty Hillesum noi stiamo vedendo come la sua sofferenza viene sostenuta da una preghiera reale, da una preghiera che sa guardare negli occhi la sofferenza, come lei ci ha detto. Ma dall'altro lato Etty è consapevole di non saper amare come dovrebbe amare, di amare poco, forse male, e di vivere dentro dei conflitti, tra cui i conflitti con i genitori, soprattutto, come dicono i suoi biografi e chi l'ha studiata, conflitti con sua madre. Ecco, lei vuole uscire da questo rinchiudersi dentro, da questo egocentrismo. E ciò che la aiuta ad uscire da se stessa è quella che lei chiama in maniera, come dire, così personale, la sua mezz'ora di buddismo. Cioè Etty ogni giorno cercava di fare mezz'ora di meditazione. Ecco, questo è appunto il problema, perché questa meditazione, questo incontro con se stessa, la porta all'incontro con la storia, la porta all'incontro, ecco, con il suo ruolo nella storia e con la capacità che lei aveva di poter innescare bene in una società del male. La meditazione, appunto, l'aiuta ad accogliere la storia, a non fuggire dalla storia, ad assaporare comunque quella sofferenza per poter poi assaporare il bene che c'era. Il 16 maggio del 1941 lei scrive sempre nel suo diario questa considerazione che ci fa capire come dalla situazione di sofferenza, di paura, sta nascendo in lei qualcosa di nuovo, sta germinando in lei qualcosa di nuovo. Ecco cosa scrive Etty Hillesum il 16 maggio del 1941. Mentre mi trovavo qui seduta al sole, ho inconsciamente chinato il capo, quasi per degustare ancora meglio in questo modo la sensazione di una vita nuova. E ho avvertito all'improvviso nel mio intimo come un essere umano possa lasciarsi impetuosamente cadere in ginocchio e allora placarsi con il viso nascosto nelle mani giunte. Ecco, questi momenti di raccoglimento, questi momenti di rientrare in se stessa, portano la Etty Hillesum appunto a inginocchiarsi dinanzi al male, dinanzi alla nostra incapacità. La preghiera, dinanzi alla nostra incapacità molte volte di saper reagire al male, perché non sempre abbiamo la forza di reagire al male. Forse molti di noi, se non quasi tutti, abbiamo più la forza di costruire il male e forse meno la forza di reagire al male. Ebbene, l'esperienza e la preghiera di Etty Hillesum ci dice che dinanzi a queste nostre incapacità dobbiamo cadere in ginocchio, perché solo così possiamo placare dentro tutto ciò che c'è di negativo e trasformarlo in bene. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.